Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi analizzeremo insieme un filato ecosostenibile, salutare da indossare ma anche da utilizzare in casa. Un filato la cui composizione principale è il lino, quindi possiamo definirla una tra le più antiche del mondo, un materiale nobile. Analizziamo quindi insieme il Linard. Eccolo qui la nostra grande bellezza, questo Linard, allora composto per il 45% lino, 35% cotone, 20% acrilico, che si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 300 metri. Ecco qui, allora lo potete vedere, si lavora con un uncinetto 3,5, 4,5 oppure i ferri 4,5. Veniamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Sicuramente è possibile lavarlo ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. Non è possibile invece riporlo in asciugatrice, ma è possibile invece riporlo ad asciugare in posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, ovviamente sempre ponendo un panno protettivo nella parte superiore. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Che bello, soprattutto questo colore che è il colore coccio. Ma vediamo anche gli altri. Allora, questo è uno splendente salvia. Eccolo qui. Poi andiamo avanti con l'avio. Eccolo. Proseguiamo con il perla. Eccolo qui. Vedete come queste, sia il cotone che il lino e l'acrilico, siano perfettamente lavorati tra di loro. Guardate qui. Eccoli. Poi andiamo ancora avanti con il blu. Eccolo. Ben più scuro. Proseguiamo con il fango. Anche qui si vede quanto la lavorazione sia davvero perfetta. Andiamo ancora avanti con il senape. Eccolo qui. Proseguiamo con il nero, il classico per eccellenza. E infine gli ultimi due, il naturale, eccolo qui, e il bianco. Bello, vero? Eccolo il nostro Linard. Un mix fresco, pratico, leggero e traspirante, capace di far acquistare un grande rilievo a qualsiasi cosa voi vogliate realizzare, anche la più semplice, come potrebbe essere magari qualcosa per la casa, un sacchettino nel quale potreste inserire dei fiori di lavanda da poter mettere in un armadio magari in giro per casa, o ancora dei bei runner, o perché no dei copricuscini. Veniamo invece all'abbigliamento, abiti, t-shirt, certo, ma perché no anche una bella giacca, che sia per uomo o per donna, oppure dei bermuda, magari taglio dritto e a vita alta, o ancora una bella salopette, il lino davvero verrà stupenda, o ancora concludiamo con una classica stola che in un attimo vi farà avvolgere e catapultare nella magica atmosfera egiziana. Pensate a tutte queste idee e mettetele in pratica. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo, ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Alla prossima, ciao!